Ciao fans della WWE, qui è Mr. Aspe che vi parla da Wrestling Commentary NCL, Radio Chicabaga, e oggi commenteremo la card e faremo i pronostici sulla card di Money in the Bank, WWE Money in the Bank 2021. Allora, ci sono 7 match in programma e vedremo di fare per ognuno di essi un commento e un pronostico e vedremo se poi sarà azzeccato. Partiamo con quello che sarà l'opener, se ci sarà un kick-off. Non lo so se metterò proprio nel kick-off, no? Anzi, non so proprio cosa ci metterei nel kick-off. Forse improvviseranno qualche altro match. Comunque, il primo match vede Rey e Dominic, campioni di coppia, contro gli Usos, tag team match normale per i tag team championship di SmackDown. Allora, io vedo un bel match perché da tanto che lo pronosticavo che gli Usos non sarebbero accontentati di essere i servi di Roman Reigns, ma che avrebbero puntato anche loro a delle cinture, sicuramente quelle di coppia. Rey e Dominic sono una bella squadra, direi che sono quasi al 51% per loro, per la vittoria. O magari per una squalifica o per far tornare qualcosa a SummerSlam. Dovessi fare appunto un pronostico, direi che terrei campioni per ora Rey e Dominic. Non so perché si potrebbe anche pensare di costruire qualcosa fra Dominic e Rey. È troppo presto per pensare ad un turnheel, non pare che non vogliano neanche fare un match fra di loro, non pensiamoci neanche ancora. Però dai, io mi sbilancio e dico che Rey e Dominic questa volta terranno il titolo. Salto per il momento il ladder match per i Money in the Bank maschile, salto quello femminile che lo tengo all'ultimo e andiamo al match WWE Bobby Lashley con MVP contro Kofi Kingston con Xavier Woods. Vediamo che io sicuramente questo è un match di transazione. Perché non vedo assolutamente Kingston come campione. Vedo forse che potrebbe essere usato questo match come riappacificazione fra MVP e Lashley. Quindi dico facile vittoria di Lashley, forse con lo zampino di MVP. In quanto riguarda il match femminile fra Rhea Ripley e Charlotte Flair, ha già vinto una volta a WrestleMania per il titolo NXT Charlotte, quindi qua dico che tiene in un modo o nell'altro il titolo a Rhea Ripley, anche perché sarebbe l'ennesimo titolo per Charlotte, forse ora non ne ha neanche bisogno. Per i match di coppia di Raw vediamo AJ Styles e Omos contro i Viking Raiders. Qua io andrei veloce per la vittoria per il tenere titolo di AJ e Omos, perché lo vedo semplice cioè ci sarà una sfida, lo sappiamo noi tutti, con Randy Orton e Riddle. Per cui questi titoli di coppia li terrei al momento assolutamente fra la coppia più sicuramente particolare che c'è fra queste due, che è AJ Styles e Omos. Andiamo a un match che ho saltato, quello fra Roman Reigns ed Edge per il titolo Universal Championship, qui sicuramente vedrei un Roman che può tenere la cintura in vista di un rematch a SummerSlam, perché secondo me Edge può essere colui che detronizzerà Roman Reigns. Però forse ancora un po' troppo presto. Chissà se ci sarà l'intervento del Money in the Bank in questo match o nel match di Bobby Lashley e Kofi Kingston, ma non penso ancora. Secondo me forse un siparietto e basta. Poi andiamo al match per il Money in the Bank femminile fra Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Ash, Liv Morgan, Zelina Vega, Natalya e Tamina. Allora, escluderei subito Zelina Vega, Natalya e Tamina, escluderei anche Naomi perché non hanno uno status e né un motivo per vincere la valigetta. Sarei puntato su
Nikki Ash, Olive Morna, che anche Asuka, da escluderei, Poco, Alexa Bliss. Direi che la vincitrice può essere Nikki Ash, perché la vedo con la sua nuova gimmick, la vedo troppo bene con la valigetta. A rompere le scatole alle campionesse, forse tecnicamente più forti di lei. Per il resto non vedo interferenze, mi sembrano questo match di altri partecipanti oltre le 8 che ci sono. Nell'ultimo match, che spero che sia il main event, Money in the Bank maschile, Ricochet, Joe Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, King Nakamura e Seth Rollins. Non vedo come vincitore Seth, perché ce l'hanno appunto proposto troppo nel match di prima. Vedo un'interferenza di Jinder Mahal che caccia fuori Drew McIntyre, con Drew McIntyre che sta per vincere la cintura. Questa è la valigetta, questa è la previsione. E come vincitore vedo bene, per il Money in the Bank maschile, uno dei papabili può essere Riddle, secondo me, perché è quello che è in più push di tutti. Però se la valigetta va femminile e va a Raw, questa potrebbe vincere qualcuno di SmackDown, ma Seth Rollins non lo vedo. King Nakamura forse? Non lo so. Io punterei su Riddle. Sì. Perché è quello che non l'ha ancora avuta. O forse Kevin Owens. Perché Kevin Owens potrebbe dar fastidio a Roman Reigns. Ma non lo so, forse direi che con la leva nuova è Rollins. Forse John Morrison e Ricochet li vedo ancora troppo acerbi per un titolo massimo. Comunque non si sa mai, Money in the Bank è sicuramente dopo la Royal Rumble quello più incerto di tutti, come pronostico da fare. Quindi, ribattiamo. Ray e Dominic battono gli Usos e rimangono campioni di coppia. Riddle vince la valigetta del Money in the Bank maschile. Nikki Ash vince la valigetta Money in the Bank femminile. Bobby Lashley batte Kofi Kingston. Rhea Ripley batte Charlotte Flair. Roman Reigns batte Edge. E AJ Styles e Omos battono i Viking Raiders. Quindi io pronostico che non ci saranno scambi di titolo, che ci saranno solo le valigette assegnate come nuove ufficialità di questo. Sbaglierò secondo me qualcosa, però vorrei sentire il vostro pronostico su questo pay per view. Detto questo, da Radio Cicabaga, Wrestling Commentary NCL, Mr. Asp, è tutto. Vi do appuntamento alla mia prossima recensione.